Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Iniziamo anche questo webinar. Oggi abbiamo il piacere di avere ben due speaker, Valeria e Maria Luisa, che poi vi presenterò. Intanto passiamo alla parte più tecnica, in cui do qualche informazione di servizio, sono sempre le solite, ma insomma è bene darle. Metti pure le mie slide, Giovanna. Il link per la certificazione ora apparirà sulla chat, lo trovate per gli studenti che hanno bisogno della certificazione. Per chi fa parte del percorso delle competenze alternative e trasversali, più che alternative, e il link viene, apparirà anche ora. E poi ricordo a tutti il link dell'archivio in cui ci sono tutte le registrazioni e anche molte delle slide delle nostre presentazioni. Come dicevo, oggi parleremo di abilità visive nello sport, quali sono, come si misurano e come allenarle, ma prima di entrare nel merito del webinar di oggi, facciamo un po' il punto del programma. Siamo alla 14ª webinar. Il prossimo, ne abbiamo ancora tre. Vedete, gli ultimi due sono segnalati con l'evidenziatore le date perché stanno cambiando. Nel programma, quella dell'11 giugno era il 10, però il 10 è un giovedì, era solo un errore materiale, quindi tutti i nostri webinar li tendiamo a fare il venerdì, quindi diventerà l'11. E l'ultimo, quello del 25. Il 25 è un venerdì, ma cade fra San Giovanni e un sabato. San Giovanni è il patrono di Firenze, è festa, quindi l'Università di Firenze fa ponte anche il 25, lo dovremo spostare e vi faremo sapere. Questa è un'informazione per dirvi anche alle professoresse, informeremo il nuovo calendario degli ultimi due seminari. Faccio come al solito la presentazione del prossimo. Il prossimo sarà un webinar che torna ad affrontare problemi di tecnologia, come si fanno i componenti ottici che formano un qualunque sistema visivo per fare immagini o per fare quella che si chiama in tecnica spettroscopia, cioè un'analisi della luce. Quindi esiste nel Comprensorio di Firenze varie ditte che lavorano in questo campo, una di queste è gestione Silo e una fisica, che è stata anche mia studentessa, che ora lavora lì, ci presenterà alcuni componenti ottici, a cosa servono, come si realizzano e quali sono le sfide tecnologiche che la Silo tende ad affrontare su questo tema. Venendo al webinar di oggi, ho il piacere di avere due ragazze che sono entrambe laureate, Maria Comino all'Università di Torino, Maria Luisa, ed è anche la ragazza nella foto che sta facendo questo bellissimo passaggio dietro le spalle, è alzatrice della Trentino Rosa di Serie A e quindi ci racconterà la sua esperienza sia dal lato della sportiva di livello che dell'optometrista. Valerio è un optometrista, invece si occupa, sta studiando a Pisa il corso di laurea in neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, se ricordo bene, e si occupa di attività visive nello sport da anni, è appassionata di basket e quindi ci racconterà nel basket, nello sport in generale, ma poi soprattutto nel basket quali sono. Infine, per la discussione finale, ho il piacere di avere un panel degli esperti abbastanza numeroso, ci sarà Laura Boccardo che insegna optometria nella nostra università, e poi ci sarà Eleonora Guarini che invece è una fisica che si occupa di tutt'altro, di neutroni, lavora a Grenoble, ma in questo campo entra come appassionata di pallavolo, ha giocato anche lei in Serie B per lunghi anni, poi la fisica l'ha traviata e ha lasciato lo sport per i neutroni. Stefano Cavalieri è l'ex presidente di Otti Ottometria e appassionato di vari sport, e quindi anche lui dà il suo contributo. Poi abbiamo Alessandro Farini che insegna ottica nel nostro corso di laurea, anche lui darà il suo contributo. E poi abbiamo altri due esterni, Federico Grillini, laureato a Firenze in ottica-ottometria, sta facendo il dottorato in Norvegia, in questa città che forse si chiama Jovico, forse si chiama in qualche altro modo. E è un appassionato di basket, anche lui ha giocato a basket da giovane, poi l'università l'ha portato via dallo sport. E infine Luca Alderani, che è un ingegnere elettronico, che ha giocato a pallavolo fino alla Serie B e che ora è dirigente della squadra di volley di Serie B, Fiorentina Volley Femminile, che si chiama Sanca. Credo di aver detto tutto. A questo punto il webinar
consiste in una prima parte che sarà svolta da Valeria e poi ci sarà una pausa, si leggerà le domande, mi raccomando fate domande così la discussione diventa più interessante e poi Maria Luisa ci racconterà la sua parte sul volley e su alcune statistiche che ha sviluppato come optometrista. Quindi io mi fermo, Valeria tocca a te, ora arrivano le tue slide, le mette su Giovanna, da quel punto in poi ti lascio e puoi iniziare. Vai in presentation mode e mi sono scordato, Valeria appunto si occupa di Sport Vision da anni. Bene Valeria. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, io vi parlerò delle abilità visive nello sport. Fatemi sapere se si vedono le slide, se è tutto a posto. Sì, tutto a posto, sì. Farò un inquadramento breve sull'importanza della visione e poi andrò a parlare più specificatamente delle abilità dello sport che servono per avere per migliorare le performance nello sport e darò un accenno su come si possono allenare. Focalizzandomi maggiormente sul basket, ovviamente. Perché parliamo di visione? Dunque, sono un optometrista, mi occupo di vista, ovviamente, ma mi occupo soprattutto di visione. La vista è soltanto, io lo considero come il primo passo per riuscire a vedere, cioè sono i decimi, riuscire a avere una capacità di risoluzione delle cose. Quindi riuscire a vedere quello che viene misurato quando si va dall'ottico, dall'optometrista o dall'oculista. La visione è un qualcosa di più complesso, cioè è la capacità di organizzare l'informazione che arriva sia dalla vista e di integrarla con le altre funzioni, con le altre percezioni che abbiamo dal resto del nostro corpo. Ci permette di riconoscere il rapporto spaziale fra le cose e di sviluppare una rappresentazione della realtà. Quindi noi sviluppiamo la nostra rappresentazione della realtà attraverso la visione, attraverso la vista e attraverso la visione. Quindi influenza le nostre decisioni ovviamente da intraprendere e le azioni che dobbiamo svolgere e ci guida nel decidere come svolgere un'azione. Sappiamo che l'80-85% circa delle informazioni che ci arrivano passano attraverso il canale visivo. Quindi è fondamentale avere una buona visione per riuscire a interagire bene col mondo che ci circonda, a maggior ragione quando dobbiamo svolgere un'attività sportiva performante o di alto livello. Nello sport è quindi fondamentale avere una buona visione, perché il sistema visivo coordina tutte le nostre attività, coordina la postura e ci dà la capacità di percepire il movimento che avviene appunto attraverso l'informazione visiva. L'occhio vede, quindi il cervello codifica e integra le informazioni visive con le informazioni che arrivano dagli occhi, con tutto il resto delle informazioni che arrivano dal nostro corpo, quindi propriocettive e anche dagli altri sensi, e dà le informazioni al corpo, quindi ai nostri organi, alle nostre mani, ai nostri piedi e a tutto il nostro corpo, su come agire di conseguenza. Quindi se è presente un piccolo disordine nel nostro sistema visivo, ad alti livelli di performance basta che sia veramente piccolo come disordine visivo, questo può portare a un'informazione inesatta che arriva al nostro encefalo, al nostro sistema nervoso centrale e quindi poi di conseguenza questo può portare a compensi o scompensi e disequilibri del corpo. E negli sportivi ogni piccolo squilibrio può determinare un freno all'alta performance che deve raggiungere. Quali sono le abilità visive che sono coinvolte nello sport? Qui ho messo una tabella, se riuscite a leggere, dove ho inserito le varie abilità visive e una scelta, diciamo, di alcuni sport, non tutti. E ho evidenziato il basket e la pallavolo, quelli di cui parleremo meglio oggi. Come si vede c'è una scala da 1 a 5, dove 5 è il massimo punteggio, quindi la massima, quell'abilità visiva in quel caso ha la massima importanza, dove c'è 1, quell'abilità visiva ha minore importanza. Come si vede il basket e la pallavolo hanno valori, soprattutto la pallavolo devo dire, hanno valori abbastanza elevati di punteggio. Adesso andrò a spiegare, diciamo, a fare una carrellata di tutte queste abilità visive e di come queste possono essere importanti nello sport.
Partiamo dalla più semplice, tra virgolette, che poi tanto semplice in realtà non è, e è l'acuità visiva statica, quello di cui parlavo prima, no? La vista, quella che noi consideriamo la vista, i 10 decimi, ancora meglio se sono 12 decimi, quella che viene misurata e che tutti abbiamo misurato nella vita, almeno una volta, spero. È molto importante perché io devo riuscire a discriminare gli oggetti, ovviamente, però diventa meno importante mano a mano che la velocità dell'oggetto aumenta. Quindi è importante negli sport di mira, ad esempio, però diventa meno importante in quegli sport in cui in quegli sport molto dinamici. Lì diventa più importante l'acuità visiva dinamica, che è la capacità di discriminare i dettagli di un oggetto in movimento. Un oggetto si sta muovendo, io devo essere capace di discriminarne i dettagli, oppure devo essere capace di discriminare i dettagli di un oggetto fermo quando io mi sto muovendo. L'acuità visiva dinamica coinvolge diversi aspetti percettivi un po' più complessi, che sono il rapporto figura-sfondo, quindi la capacità di distinguere la figura dallo sfondo, oppure la memoria visiva, la percezione periferica e i movimenti oculari. I movimenti oculari sono importantissimi nello sport, infatti vediamo che sia basket che pallavolo hanno valori piuttosto alti, sono indispensabili in quasi tutti gli sport, soprattutto dove è richiesta una veloce e accurata scansione visiva. Devono essere veloci, accurati e precisi, cioè io devo essere in grado di ispezionare il campo di gioco in modo veloce e accurato e di seguire un oggetto che si muove in modo accurato e preciso, senza scatti e in modo fluido. Abbiamo diversi movimenti oculari, li dirò molto velocemente, diciamo. Le saccadi sono importantissime perché sono dei movimenti ampi che svolgono gli occhi per passare da un punto all'altro del campo visivo. Sono molto importanti per ispezionare una vasta area, diciamo, per avere un'idea di quello che può essere il campo di gioco, ad esempio, dove si trovano gli avversari, i compagni di squadra, eccetera. Sono molto veloci, 400-600 gradi al secondo hanno come velocità. Molto importante per la prestazione sportiva è la soppressione saccadica, che avviene circa 40 millisecondi prima del movimento. Cioè, io svolgo atto un movimento dalla mia sinistra alla mia destra con gli occhi, salto da una parte all'altra, non so se riuscite a vedere bene il movimento dei miei occhi. Durante questo movimento veloce e ampio, io non percepisco. Io percepisco la fissazione e la fissazione dopo. Ma c'è una piccola soppressione, come se ci fosse un piccolo spegnimento della mia percezione. È molto breve ovviamente, però esiste, e questo nelle prestazioni sportive è importante, perché se io riesco a diminuire questa soppressione saccadica, a renderla meno ampia, come si fa per renderla meno ampia? Innanzitutto devo avere movimenti saccadici veloci e devono essere accurati, che se io per raggiungere un punto devo svolgere due movimenti, perché magari il primo era errato, era sbagliato, e devo fare una saccade di correzione, io avrò non soltanto due movimenti, quindi avrò un movimento più lungo e raggiungerò l'obiettivo più tardi, ma avrò anche due soppressioni, quindi un periodo di spegnimento per quanto breve, però più lungo. Ovviamente nella vita di tutti i giorni questo può essere poco importante, anche se a volte saccadi erronee possono dar problemi nella lettura, per esempio, nei bambini. Però nelle prestazioni sportive, dove ho bisogno di alta performance, anche questo è un parametro da tenere in considerazione. Le pursuit sono invece dei movimenti di inseguimento lento, quindi sono più lenti, 25-35 gradi al secondo all'incirca, e vengono attuate quando io devo seguire un oggetto che si muove ad una velocità minore. Man mano che la velocità aumenta, dai pursuit si passa poi alle saccadi, perché l'occhio non riesce a muoversi a quella velocità e quindi ha bisogno di fare un salto. Durante le pursuit non ho soppressione. Poi ci sono le divergenze, che sono i movimenti che devo attuare per seguire un oggetto che si sposta, che si allontana o si avvicina a me, quindi convergenza e divergenza. Oppure i movimenti vestibolari, che io attuo quando devo fissare un oggetto, come ad esempio sto facendo in questo momento, devo fissare un oggetto, ma la mia testa si sta muovendo, quindi devo mantenere lo sguardo fisso su un punto mentre la testa si muove. I movimenti oculari
come detto, sono fondamentali, devono essere accurati ed efficienti per rendere la prestazione sportiva più precisa e veloce. Poi la coordinazione oculomanuale, importantissima sia nel basket che nella pallavolo, è la capacità di coordinare le informazioni che ricevo attraverso il mio apparato visivo con i movimenti delle mani. Qui vi ho messo un piccolo video, questo è Steph Curry, che si allena, lui si allena, fa tra gli altri allenamenti anche un allenamento visomotorio, è bravissimo. Se vedete cosa fa, ha una disgiunzione degli arti fantastica, cioè con la mano destra fa una cosa, con la mano sinistra ne fa un'altra, ma ad una complessità molto elevata. È un video molto breve, con la mano destra ha una pallina da tennis e la fa palleggiare al muro, e nel momento in cui non ha la pallina da tennis in mano spinge le luci che si accendono e quella sinistra palleggia. Successivamente attua uno scambio tra mano destra e mano sinistra. Guardate cosa fa. Non so se riuscite a vedere bene, ma ve lo faccio rivedere perché la prima parte è fantastica. Qui c'è un po' tutto, qui c'è coordinazione oculomanuale, c'è anche un po' di visione periferica, c'è acuità visiva dinamica, c'è un po' tutto. Poi la stereopsi, anche questa fondamentale sia nel basket che nella pallavolo, è la capacità di percepire la tridimensionalità degli oggetti, è l'ultimo grado della visione binoculare, è la regina della visione binoculare. Quando la stereopsi è buona e è fine, vuol dire che il sistema visivo si è sviluppato bene. A cosa serve? Serve per percepire le distanze, quindi per localizzare gli oggetti nello spazio e quindi per organizzare lo spazio intorno a noi. Quindi io devo percepire bene la distanza tra di me e il canestro, oppure devo percepire bene la distanza tra me e l'avversario, tra me e il compagno di squadra a cui devo effettuare il passaggio. Per capire bene questa distanza ho bisogno di una buona stereopsi. L'allineamento binoculare, dunque, questo è un concetto un po' più complesso. I nostri occhi per guardare un oggetto fisso davanti a noi devono convergere sull'oggetto. Entrambi devono convergere sull'oggetto. Se un occhio è troppo deviato verso l'esterno o verso l'interno, posso avere diplopia. Ci sono delle condizioni, quindi visione doppia. Ci sono delle condizioni del sistema visivo in cui i due occhi in cui ho delle deviazioni latenti degli occhi, verso l'esterno o verso l'interno. Latenti vuol dire che sono mantenuti latenti, quindi nascoste, dal nostro sistema fusionale, quindi gli occhi mandano l'immagine al cervello, l'encefalo le fonde e ci fa vedere un'immagine soltanto. Questa capacità, quando ho invece una foria, quindi una deviazione degli occhi latente verso l'interno e verso l'esterno, se escludo la visione binoculare, quindi semplicemente occludo un occhio, l'occhio che non deve guardare l'oggetto può deviare verso l'esterno e verso l'interno. I soggetti esoforici, cioè dove la deviazione latente è verso l'interno, percepiscono uno spazio visivo più vicino della realtà e tenderanno quindi ad afferrare la palla prima della posizione corretta, oppure a lanciarla ad una distanza errata, a fare un lancio più breve. Gli exoforici, al contrario, che hanno una tendenza degli occhi a divergere, ad andare verso l'esterno, percepiranno lo spazio più distante e quindi effettueranno lanci più lunghi o afferreranno la palla in ritardo. Questo, ovviamente, ci sono dei range di forie che sono considerate normali, nella normalità. Se si va oltre questi range, questo problema di percezione dello spazio diventa più importante e quindi bisogna allenarle. L'accomodazione, questa è meno importante nel basket e nella pallavolo, è la capacità di modificare la messa a fuoco per ottenere immagini nitide a diverse distanze. È molto importante la facilità accomodativa, cioè io non soltanto devo essere in grado di vedere a fuoco le immagini, gli oggetti che vedo a diverse distanze, ma devo essere in grado di modificare la messa a fuoco in modo molto veloce e accurato, in modo da poter seguire un avversario o un compagno di squadra che si sposta dal fondo del campo di gioco verso di me.
La percezione periferica è importantissima nel basket e nella pallavolo. Qui è bene fare una distinzione tra campo visivo e percezione periferica. Il campo visivo è l'area in cui un oggetto può essere percepito senza spostare gli occhi o la testa. La percezione periferica o consapevolezza periferica è qualcosa in più, cioè è la capacità di essere coscienti e di utilizzare le informazioni che io vedo in periferia. Cioè, io non soltanto devo vedere che c'è che c'è qualcuno nella periferia del mio campo visivo. Io devo essere in grado di capire quel qualcuno come interagisce con me o quell'oggetto come sta interagendo con me. Quindi, se si sta spostando, in che direzione si sta spostando, se è un avversario, un compagno di squadra, se mi sta passando la palla, a che velocità va, eccetera. Più influisce molto sull'equilibrio e sull'orientamento spaziale e sul riconoscimento degli oggetti in movimento. Più questa percezione periferica è allenata e più le performance possono essere alte. Anche qui vi ho messo due video di tre azioni, due delle quali sono anche divertenti. Non so se si vede il mio mouse. Metto questo. Questo è Ball. Ti assicuro, si vede, si vede. È il fratello piccolo che vedete fa un passaggio, ora ve lo mando. Cioè praticamente lui fa il passaggio al suo compagno di squadra senza guardarlo, guarda dritto davanti a sé e fa un passaggio fantastico, preciso, senza bisogno di guardare. Questi invece sono due esempi di visione periferica, di percezione periferica non troppo allenata, almeno in questo caso. Guardate il giocatore dei Chicago Bulls. Guardate cosa fa. È partito. Vedete, non è riuscito a percepire il movimento dello sguardo dell'allenatore, fantastico. E questo lui, il numero 8, guardate, va a marcare l'arbitro. Per un secondo, però, basta. Per un secondo marca l'arbitro. Da dire a sua discolpa che l'arbitro aveva la divisa simile alla squadra avversaria. Quindi, insomma, diamogli questa piccola discolpa. Però, ecco, non sono riusciti... Loro vedevano che c'era qualcuno, ovviamente, però non sono riusciti a percepirlo nel modo giusto. Ora, due parole sulla dominanza. Noi siamo simmetrici, quindi abbiamo una parte destra e una parte sinistra. Il nostro cervello, il nostro encefalo si organizza in modo tale da avere una parte specializzata. Quindi è funzionale avere una dominanza destra o sinistra degli arti e dell'occhio, in modo tale che quella parte si specializzi nello svolgere un compito. Quindi si parla di occhio dominante, l'occhio che dirige l'azione, si parla di mano dominante, si parla anche di piede dominante e negli sport si può parlare anche di spalla, bacino, gamba, eccetera, dominanti. La dominanza può essere unilaterale o crociata. Unilaterale nel senso che l'occhio dominante è il destro, la mano, parlo dell'incrocio principale che è mano-occhio, la mano dominante la destra, l'occhio il destro, oppure mano dominante sinistra, occhio dominante sinistro, oppure crociata, cioè un incrocio fra occhio e mano. Si è visto che in alcuni sport la dominanza crociata è favorevole, è vantaggiosa. Ad esempio nel tennis, Federer e Nadal sono tutti e due crociati, o nel tennis da tavolo, nel baseball, nella ginnastica. Nel tennis probabilmente perché hanno dei movimenti molto incrociati. Nella ginnastica, così anche nel baseball, nel tennis da tavolo, nella ginnastica sembra che una dominanza crociata dia una maggiore stabilità, perché una dominanza unilaterale dà uno sbilanciamento dell'equilibrio verso la parte dominante. Al contrario, la dominanza crociata è svantaggiosa in tutti gli sport di mira, ovviamente, perché il tiro a piattello o il tiro con l'arco, se l'occhio che dirige la mira è crociato rispetto alla mano che deve prendere la mira, possono avere delle difficoltà. Nel basket che succede? Nel basket dipende. Nel basket la dominanza crociata può creare delle difficoltà durante il tiro.
Questo perché, vi porto questo esempio, lui è Steph Curry di nuovo, e lui è Lonzo Ball, il fratello maggiore dell'altro che abbiamo visto prima. Guardate che differenza di posizione durante il tiro. Lonzo Ball ha un angolo estremamente importante del gomito e attua un movimento stranissimo quando tira, è veramente sgraziato. E vi faccio vedere qui il filmato. Guardate la differenza. All up to the left side of his face, even though he's a right-handed shooter, whereas most right-handed shooters bring the ball up to their right side. Well, the most likely explanation is that he's a left-eye dominant shooter. Ecco, lo diceva anche il filmato. Lonzo Ball ha questo strano modo di tirare perché ha una dominanza crociata. Steph Curry è dominante destro, quindi occhio destro, mano destra, nessun problema. Pone la mano sopra l'occhio dominante per prendere la mira e mirare a canestro in modo preciso. Infatti è bravissimo. Lonzo Ball invece per prendere bene la mira deve portare la sua mano destra, perché lui ha la mano dominante destra, sull'occhio sinistro, che è l'occhio che dirige il movimento. E per fare ciò deve attuare un movimento di contorsione piuttosto strano. Ce ne sono altri, ad esempio Danny Green non ha problemi, tra virgolette, nel senso che ha mano destra e occhio destro, ma anche Vittorio Dalippo, mano sinistra, occhio sinistro, sono allineati, perfetto. Lonzo Ball è un po' diverso, però ha dominanza crociata, ma anche Kevin Durant ha una dominanza crociata e non tira nel modo in cui tira Lonzo Ball, tira in modo molto più aggraziato. Questo probabilmente, non sono un'allenatrice, però probabilmente perché ha un rilascio più alto. Cioè, vedete l'angolo del braccio di Kevin Durant è molto più ampio, più alto, l'avambraccio è molto più alto rispetto a Lonzo Ball che lo tiene più giù. E quindi è come se si coprisse un po'. Quindi per non coprirsi, visto che ha questo rilascio molto basso, deve fare questo movimento, deve incrociare... deve girare molto, molto il braccio. Quindi nella dominanza crociata bisogna trovare un modo, diciamo, per ovviare a questa piccola difficoltà. A volte si suggerisce di tirare al centro, cioè di mettere la palla al centro della fronte, in modo da minimizzare l'errore. Due parole su come vanno allenate, su come si possono allenare queste abilità visive. Dunque, vi sono svariati modi, tanto si possono allenare sia dal punto di vista statico che dinamico, facendo esercizi statici o dinamici. I movimenti oculari possono essere allenati tramite la palla di Marsden, è questa, che viene fatta spostare per allenare principalmente le pursuit, dipende dalla velocità con cui si manda, quindi mi alleno a seguirla e a leggere le lettere, spazzolando, diciamo, lo spazio intorno a me. Oppure posso allenare la coordinazione con un manuale e i movimenti oculari con il rotator, che gira e devo inserire dei piccoli chiodini, diciamo, all'interno dei buchi. Oppure ci sono degli schermi o dei pannelli come questo, dove dove si allena anche la percezione periferica con questi, cioè schermi in cui sono dei bersagli che si spostano e vanno seguiti, oppure dei bersagli che si illumina e vanno premuti con le mani. L'accomodazione può essere allenata tramite i flipper, che sono delle lenti che servono per negative e positive, che servono per rilasciare l'accomodazione e per accomodare, invece rilascio, accomodo, e l'arch chart, che sono delle schede di varia grandezza che servono per da leggere a varia distanza, anche qui per aumentare l'accomodazione e la facilità accomodativa. L'allenamento binoculare, quindi, e la gestione delle forie si allenano con i vettogrammi, questo sarebbe un po' complicato da spiegare, e la percezione periferica si può allenare con qualcosa di simile a quello che usava Steph Curry, in cui però si guarda un punto centrale, si accendono delle luci di lato e vengono premuti i pulsanti di lato guardando sempre il punto centrale. Questo può essere svolto in modo dinamico. Questo invece si guarda sempre il punto centrale, vanno lette le lettere
in periferia, sempre senza spostare lo sguardo dal punto centrale. Questo, anche questo si può fare in modo dinamico, però questo dal punto di vista dinamico è migliore. Come dicevo, si possono allenare sia staticamente che dinamicamente, si possono fare allenamenti sulla pedana di equilibrio, che coinvolge anche, oppure sulla, sul panetto propriocettivo, qui coinvolge l'equilibrio e la propriocezione e funzionano molto meglio questi esercizi se svolti anche sulla pedana di equilibrio, oppure si possono svolgere con un metronomo, quindi avere un feedback uditivo che ci dà il ritmo. Più sensi vengono coinvolti e più è efficiente l'allenamento. Oppure possono essere coinvolti con la palla, cioè possono essere svolti con la palla, cioè svolgere degli esercizi propri dello sport praticato, ad esempio come faceva Steph Curry, palleggiare e intanto fare un esercizio visivo, oppure fare la partenza nel basket e intanto fare un esercizio visivo. E questo migliora sicuramente l'allenamento. Grazie. Bene, bene, grazie Valeria. È interessante. Per ora non vedo commenti dalla chat privata. Ne faccio uno io intanto mentre Maria Luisa si prepara. Ma per esempio, l'acuità visiva, quella dinamica, esiste una scala di misura? Si misura in decimi anche lei? Come funziona? Non ho trovato in letteratura, ancora sto continuando a cercare, un modo riconosciuto per misurarla. Quindi quello che penso è che allenando tutto il resto, quindi allenando la memoria visiva, la percezione periferica, i movimenti oculari, migliori anche poi l'acuità visiva dinamica. Cioè, un po' come la stereopsia. In stereopsia non ci sono dei modi per allenarla. Alleniamo il sistema visivo e la stereopsia migliora. Sì, sì. Quindi la domanda è: non c'è proprio una misura quantitativa di quanto una persona ha questa abilità visiva? Non è codificato. Non riconosciuta, non codificata almeno. Sì, d'accordo, d'accordo, bene. Eleonora Guarini dice: a certi livelli è adesso comune allenare queste capacità? Questa è una bella domanda, nel senso che ad alti livelli lo stanno facendo, soprattutto all'estero però. In Italia ancora lo fanno poco, lo fanno alcuni tennisti, però quello è uno sport individuale dove loro stessi investono tempo e denaro per farlo. A livello più amatoriale e anche a livello sportivo d'eccellenza ce ne sono, in Italia sono pochi quelli che lo fanno. Cioè, una domanda anche dalla chat, scusa, stai ancora parlando. Gli allenatori sono predisposti, i dirigenti un po' meno. Ho capito. Una domanda dalla chat pubblica, mettila pure sopra, Giovanna. Ottica Tiziana chiede: per il basket c'è una sequenza di esercizi da seguire? Sì, ovviamente, cioè, sequenze codificate sempre uguali no, perché almeno quello che faccio io è di guardare gli atleti, quindi fare uno screening visivo prima e in base a quello andare ad allenare le abilità che sono più carenti. Quindi non c'è una sequenza già prestabilita, almeno per quanto mi riguarda. Poi ci sono diverse sequenze che si possono trovare, ovviamente, però a me piace di più farle su misura, ecco, quindi in base a come si allenano, in base allo screening che ho effettuato, vedo dove andare ad allenare. Ci sarebbe un'altra domanda degli esperti, ma passerei a Maria Luisa e lasciamo le domande degli esperti tutta alla fine. Scusa Luca, la farai dopo a entrambe le relatrici e vediamo cosa risponde. Quindi grazie Valeria, e ora Maria Luisa passa la pallavolo. No, succede... ecco, bene così. Puoi andare Maria Luisa, grazie. Buon pomeriggio a tutti, io sono Maria Luisa Cumino, intanto complimenti a Valeria per il suo lavoro. E io mi sono laureata a Torino, all'Università di Torino, in ottica optometria nel 2017 e sono un'atleta professionista di pallavolo. Quest'anno ho giocato in Serie A1 a Trento e oggi vi voglio esporre la mia tesi di laurea. Il cui titolo è Abilità visive nella pallavolo, analisi della performance visiva in un campione di atlete professioniste. Ho deciso di portare questo argomento come tesi di laurea proprio per unire
le mie due passioni, lo sport, quindi la pallavolo, e quello che sarebbe poi stato il mio futuro, la mia carriera, quindi l'ottica e l'optometrista. Come ha già spiegato benissimo Valeria, parliamo di alcune considerazioni chiave. La visione è il segnale che dirige il corpo e dà informazione all'atleta su come, dove e quando muoversi. Pertanto rappresenta il senso primario responsabile di una buona prestazione sportiva. Ogni sport, appunto, richiede un insieme di abilità visive che influenzano la prestazione dell'atleta, ed è un compito importante quello dell'optometrista, che deve avere le competenze necessarie a garantire una performance di successo, così come avviene magari per tutte le figure professioniste che aiutano gli atleti nel loro lavoro, quindi preparatori atletici, allenatori e tattici. L'ipotesi iniziale della mia ricerca, del mio lavoro di tesi, è cercare di indagare, di valutare se le giocatrici di pallavolo possiedono delle capacità visive migliori dei non atleti. E secondo questo studio, che appunto poi è simile rispetto a quello che ha presentato Valeria, del 2011, sono state analizzate le differenti abilità visive per vari sport, e nella pallavolo quelle più significative, più sviluppate, sono la visione periferica, la consapevolezza centro-periferia, la percezione della profondità, la localizzazione spaziale, la coordinazione occhio-corpo e occhio-mano, e la velocità di reazione e la fatica oculare legata alla performance. Nel campione che ho analizzato ho preso in considerazione le mie compagne di squadra, ovvero 20 atlete professioniste, tutti soggetti di sesso femminile di età compresa tra i 17 e i 34 anni, quindi tutte giocatrici di pallavolo da almeno 7 anni. Le atlete facevano parte del campionato di A2 e di B2 e Under 18, tutte nella società Lilliput Settimo Torinese, e tutte quante facevano allenamenti di circa 3 ore al giorno, compresi gli allenamenti di pesi e gli allenamenti di palla, per 5 volte a settimana, più poi le partite nel weekend o durante la settimana. E per quanto questo campione fosse ridotto, quindi soltanto 20 atlete, era davvero molto molto omogeneo. Tutte le atlete sono state sottoposte a una batteria di test, e prima di tutto gli ho proposto un questionario di anamnesi mirata per cercare di capire la loro percezione e il loro comfort visivo, anche legato al porto o no di lenti a contatto, quindi con la correzione che abitualmente utilizzavano per fare l'attività sportiva. Poi ho valutato e chiesto quali fossero i loro disturbi e lamenti durante l'attività sportiva. La maggior parte di loro mi ha risposto magari le luci, l'illuminazione dei palazzetti, i vari colori magari delle diverse palestre, insomma, vari e simili soprattutto in base al loro ruolo. Poi ho indagato le loro capacità di giudizio visivo soprattutto in base al loro ruolo e agli anni di esperienza. Ovviamente alcune giocatrici erano molto più giovani e altre più esperte di altre. Poi ho scelto una batteria di test optometrici che sono stati analizzati con il test di Student per fare un confronto con la media dei dati raccolti che ho ottenuto con il valore normativo atteso che avevo di riferimento. Infine ho scelto poi una batteria di test di performance visiva. Queste sono le abilità visive che appunto ho scelto di valutare. Tutte le abilità valutate a distanza sono state per lontano, diciamo, sono state valutate a una distanza di 3 metri, mentre le abilità considerate per vicino a una distanza di 40 centimetri. Vado un pochino veloce perché alcune di queste le ha già spiegate molto bene Valeria, poi se ci sono domande appunto le possiamo affrontare insieme. Iniziando dall'acuità visiva, che è la capacità di risolvere e percepire distintamente gli oggetti.
è stata valutata da vicino e da lontano con gli otto tipi Lea Symbols, come potete vedere nelle immagini, sia in visione monoculare, quindi occhio destro e occhio sinistro, sia in visione binoculare. Come si vede qui da questa tabella in basso, questi sono i valori normativi attesi che sono stati ampiamente superati. Come si vede dai grafici, uno sarebbe il valore normativo atteso sia per vicino, in visione binoculare da vicino che da lontano, e questa è appunto l'analisi che ho effettuato con il test TD Student, e in entrambi i casi l'acuità visiva per le atlete del nostro campione è stata significativamente migliore sia da lontano che da vicino rispetto ai valori normativi che ci aspettavamo. La dominanza l'ho valutata facendo porre le atlete in questa posizione, quindi ponendo le braccia distese con un foro, con una mira a distanza, un puntino puntiforme. Alternativamente occludevo l'occhio destro e l'occhio sinistro, e l'occhio dominante, quello con cui il soggetto ha realmente puntato l'obiettivo. Nella mia analisi ho valutato la dominanza oculare, manuale e podalica, e ho considerato la dominanza unilaterale, quella in cui era dallo stesso lato, mentre la dominanza crociata, dove c'era anche solo una di queste tre, diversa. Ed è risultato che nel 60% dei casi del mio campione era unilaterale. Per forie si intende l'allineamento degli assi visivi degli occhi su un punto oggetto considerato, e l'ho valutata sia da lontano che da vicino con il Torrington test, con una pen light e un cilindro di Maddox, dove le atlete dovevano riferire dove percepivano la riga verticale luminosa, se in posizione centrale oppure a destra o a sinistra rispetto alla mira luminosa. I valori normativi erano per lontano 1 exoforia, mentre per vicino di 3 exoforia. E come si vede, soprattutto per il lontano, il valore ottenuto è 0,2, quindi diciamo ortoforia, però nella maggior parte dei casi la foria da lontano è significativamente tendente all'esoforia. Quindi gli occhi preferiscono orientarsi su un punto più vicino rispetto a quello che dovrebbero mirare. Mentre per la foria da vicino, quindi a 40 cm, il valore ottenuto è meno 2,9, quindi perfettamente allineato e compatibile con il valore normativo atteso, probabilmente perché nella pallavolo la distanza di 40 cm non ha un effetto, non implica qualcosa di significativo, è troppo ravvicinato perché possa essere influenzabile. La stessa cosa ho riscontrato nella localizzazione spaziale, che è l'abilità di un atleta di percepire in modo preciso la posizione degli oggetti nello spazio tridimensionale. L'ho valutata con la corda di Brock, dove la pallina rossa da vicino era a 30 cm, mentre quella verde da lontano era a 3 metri, e le atlete dovevano riferire dove percepivano l'incrocio delle corde, se prima o dopo la rispettiva pallina. E anche in questo caso, da lontano, l'85% delle atlete ha riferito di avere una proiezione in esoforia. E nel vicino, invece, di nuovo una percentuale di 60-40, quindi non c'è anche in questo caso un'indicazione particolare. Per stereopsi, appunto, si intende la capacità di utilizzare le immagini fuse dei due occhi per percepire le distanze, percepire la profondità e poter posizionare nello spazio visivo gli oggetti. L'ho valutata da vicino con il random dot stereo test con i simboli Lea e gli occhialini. E il valore normativo atteso era il raggiungimento di almeno 60 secondi d'arco. Mentre da lontano l'ho valutata con lo stereotest Howard-Dolman, che era questo box posto a distanza di 3 metri, circa all'altezza di sguardo dell'atleta, dove un'asticella era fissa, mentre l'altra era mobile, che si poteva spostare con l'utilizzo di queste due corde. Sulla destra, qua, se si può vedere dall'immagine, c'era un righello numerato, proprio per verificare l'allineamento delle due asticelle.
non aveva un valore normativo richiesto, atteso, però soltanto un atleta del mio campione è riuscito ad ottenere il perfetto allineamento delle due asticelle, mentre tutte le altre leggermente prima o leggermente dopo. Invece, per quanto riguarda la stereopsi da vicino, l'80% delle atlete ha raggiunto e ampiamente superato il valore minimo richiesto. Per flessibilità accomodativa binoculare si intende l'abilità di compiere rapidi e accurati cambi di accomodazione, mantenendo stabile la convergenza. Nella mia analisi l'ho valutato con un flipper sferico di più o meno 2, quindi con lente positiva e negativa, e in un minuto io dovevo conteggiare quanti cicli le atlete riuscivano a compiere. Il valore normativo era di 8 cicli al minuto e, come si vede appunto dal grafico, è compatibile con il valore che ci aspettavamo. Per facilità divergenza invece si intende l'abilità di compiere rapidi cambi di divergenza, mantenendo stabile l'accomodazione e quindi diffondere rapidamente e accuratamente le due immagini degli occhi in una soltanto. In questo caso il flipper era prismatico, io ho utilizzato un flipper di base interna, base esterna 8. Anche in questo caso devo contare quanti cicli venivano compiuti in un minuto e, come si vede dal grafico, questa abilità è significativamente migliore del valore normativo. Per quanto riguarda i movimenti oculari, li ho valutati con una tabella dando dei punteggi da 1 a 5, valutando l'abilità, l'accuratezza, i movimenti della testa e i movimenti del corpo. Per quanto riguarda le sacche da vicino, ho usato un succo test, ovvero le due sferette di Wolf, poste a una distanza di 15-20 cm da loro e al mio comando vocale, pallina 1, pallina 2, dovevano spostare lo sguardo tra le due palline. In questo test l'accuratezza è quella che ha ricevuto, diciamo, dei punteggi più bassi, perché la maggior parte delle atlete avevano la tendenza di anticipare il mio comando vocale, un po' come se fosse una sfida, una gara, e quindi volessero appunto cercare di fare più veloce, tra virgolette. Mentre per quanto riguarda i salti saccadici da lontano, ho posto a distanza di 3 metri dalle atlete due strisce di lettere verticali di colore rosso e verde, distanti tra loro 1 metro, e dovevano, saltando da una colonna all'altra, leggere in ordine tutte le lettere. Ho contato anche il tempo impiegato, questo è il valore medio ottenuto, e anche in questo caso l'accuratezza ha ottenuto un punteggio più basso, perché appunto magari saltando da una riga all'altra, da una striscia all'altra, se sbagliavano anche solo una volta, poi l'ordine veniva sfasato. Per gli inseguimenti da vicino ho utilizzato una pallina di Marsden posta all'altezza più o meno delle spalle e dello sguardo, a cui ho fatto fare 5 oscillazioni complete circa della larghezza delle spalle, e in questo caso devono semplicemente seguire i movimenti della pallina. In tutti questi test tutte le atlete hanno dimostrato di avere ottime capacità senza avere particolari impedimenti. Per quanto riguarda invece il campo visivo, l'ho valutato con un campimetro manuale, che era, adesso qua non so se si vede bene dall'immagine, era composto da 30 target numerati con uno stimolo centrale di 1,5 mm o 3, che facendo ruotare io facevo comparire e scomparire. Con l'utilizzo di una carta ridotta io riuscivo a registrare quanti stimoli venivano mancati, saltati. Ho fatto così una valutazione dell'ampiezza del campo visivo, secondo cui i valori normativi attesi sull'asse orizzontale erano di almeno 120 gradi, non meno di 50 sia verso destra che verso sinistra, mentre sull'asse verticale almeno 20 gradi sia verso l'alto che verso il basso. E appunto, come si vede anche qui dai risultati in tabella, tutte le atlete hanno dimostrato di avere buone ampiezze del campo visivo. Per la coordinazione occhio-mano l'ho valutata prima in relazione alla fissazione centrale,
Ho utilizzato un rotator, come si vede nell'immagine, però in una posizione ferma, in cui avevo scelto 9 fori prescelti di 3 figure prescelte. L'obiettivo dell'atleta era di centrare questi fori prescelti con gli appositi chiodini, partendo dalla guancia con un movimento secco e deciso, appunto centrare il chiodino prescelto. Ho contato sia il numero di errori per questi 27 tentativi, sia il tempo impiegato, sia per la mano destra che per la mano sinistra. E come si vede appunto dai risultati e dall'analisi, c'è una differenza tra mano destra e mano sinistra, ma se guardate il grafico riportato, dove vengono indicati con i due colori la mano destra e la mano sinistra, soltanto poche atlete, la 1, la 4, la 5, la 14 e la 9, ho trovato una grande differenza tra mano destra e mano sinistra, mentre tutte le altre, bene o male, erano abbastanza simili. Quindi sarebbe interessante riuscire ad ampliare il campione analizzato per capire se i risultati sono uguali. Invece per la coordinazione occhio-mano in relazione alla visione periferica mi sono servita dello stesso metodo, quindi il rotator in posizione fissa, ferma. I fori prescelti erano gli stessi, sempre con mano destra e mano sinistra. Questa volta ho contato il tempo impiegato, ma i tentativi erano illimitati, quindi avevano un numero illimitato di tentativi per centrare questi 9 fori prescelti. E come si può vedere, sia dai risultati che dalla tabella e dal grafico, in questo caso non c'è differenza tra mano destra e mano sinistra. La cosa importante che forse non ho detto è che lo sguardo era al centro del rotator, quindi con la visione periferica dovevano cercare di centrare i fori prescelti. In conclusione, il questionario di anamnesi mirata allo sport ha messo in evidenza che le atlete hanno disturbi e lamenti simili anche a seconda del loro ruolo. Quindi spesso magari atlete che avevano lo stesso ruolo si sentivano carenti o volevano migliorare una determinata situazione. E invece per quanto riguarda i test optometrici, riassumendo la carrellata che vi ho appena esposto, le abilità visive migliori dei valori normativi attesi sono l'acuità visiva da lontano e da vicino, l'aforia da lontano che ha una proiezione in esoforia, la stereopsi da vicino, la facilità a divergenze e per quanto riguarda i movimenti oculari e il campo visivo, tutte le atlete hanno dimostrato di avere buone capacità. Mentre nei test di performance la dominanza nel mio campione era unilaterale nel 60% dei casi, la localizzazione spaziale da lontano ha una proiezione in esoforia all'85%, mentre nella coordinazione occhio-mano con la fissazione centrale c'è una differenza tra mano destra e mano sinistra, mentre in relazione alla visione periferica, come abbiamo appena visto, non c'è differenza tra mano destra e mano sinistra. Gli sviluppi futuri, le cose interessanti che potrebbero essere utili, sarebbe estendere questa analisi a tutte le atlete di Serie 2, quindi appunto ampliare il campione di atlete analizzate e vedere se questi risultati si confermano appunto anche ampliando il numero di atlete. Oppure un altro sviluppo potrebbe essere riesaminare a distanza di tempo le atlete, soprattutto le più giovani, adesso sono passati 4 anni dalla mia tesi, per appunto cercare di capire se grazie alla pallavola, all'allenamento, senza magari fare gli allenamenti visivi come quelli che ha magari proposto Valeria, le atlete abbiano migliorato le loro abilità. Un altro invece analisi potrebbe essere quella di valutare un'elite di atlete, magari di Serie 1 o atlete della nazionale, e confrontare i valori ottenuti da loro con quelli di questo studio, quindi per capire se degli atleti di un livello ancora più alto hanno delle abilità ancora maggiori rispetto a quelle che ho valutato io. Grazie. Grazie a te Maria Luisa, interessante vedere che si può misurare tante cose. Per noi fisici, diciamo,
è l'aspetto che più ci fa piacere, e anche optometrista c'è dentro la parola metrica, no? Che quindi vuol dire che vogliamo misurare. Ci sono delle domande, metti pure anche Valeria forse, ci sono delle domande dalla pubblica, chat, quindi passiamo avanti. Andrea chiede, forse è un ragazzo del liceo, non lo so, secondo me queste abilità visive potrebbero essere insegnate nelle scuole. Voi che ne pensate? Valeria, vai te, vai. Sì, decisamente. Sarebbe utilissimo, ma non solo, cioè non principalmente per lo sport, ma tantissimo per le prestazioni scolastiche. Cioè, per copiare meglio, vuol dire, no? Che uno se c'ha una visione periferica. La visione periferica. No, dunque, ci sono stati sono stati svolti dei training visomotori per lo Sport Vision, che poi hanno dato, cioè le atlete che hanno svolto questi training poi hanno riscontrato un miglioramento anche scolastico. Perché okay, le abilità visive non servono soltanto nello sport, le abilità visive servono per fare qualsiasi cosa, quindi se ho un impegno a distanza ravvicinata per molto tempo, come quello dello studio, la visione è molto sollecitata. Quindi bisogna trovare la materia che lo insegna, casomai educazione fisica, non so dove si potrebbero insegnare. Sarebbe bello, la vedo dura, ma sarebbe bello. Non lo so, non so, senz'altro non a matematica o fisica, non so. Vediamo un'altra domanda. Enrico chiede nella pallavolo, quindi forse Maria Luisa, in particolar modo un astigmatismo lieve non correggibile con lente a contatto può creare disfunzioni visive o ritardo sull'impatto della palla? Questa è un'affermazione. Possibile migliorare la prestazione visiva? Questo deve essere anche una persona che è un ottico, perché si firma Ottica Foreis. Esatto. Ma allora, diciamo che per quanto riguarda il mio campione, alcune delle atlete avevano magari un leggero astigmatismo corretto sugli occhiali, che però magari nelle lenti a contatto per fare solo l'attività sportiva magari non avevano interesse di correggere. Però in alcuni test, o magari anche proprio per quello che mi riferivano loro durante la mia batteria di test, vedevano che avevano una leggera carenza. Poi questo sarebbe poi da valutare magari anche con gli allenatori, per capire se appunto anche secondo l'allenatore in questione dell'atleta stessa alcune abilità potessero essere carenti. Ho capito. Sì, probabilmente si può fare. Allora, Andrea Bertini mi chiede, il ragazzo di prima mi dice che è uno studente di scienze motorie, non di liceo, e ringrazia per la risposta. E direi che ora c'era Eleonora dagli esperti che voleva fare qualche domanda o commento, quindi mettiamo anche Eleonora in video. Innanzitutto grazie per queste due interessantissime presentazioni, che spero siano piaciute anche agli altri, quanto a me. La prima domanda che avevo fatto era se è corretto, diciamo, correlare alte capacità visive con tutti gli sport al volo, diciamo tutti quelli che non hanno rimbalzi e quindi possibilità di aggiustamenti, insomma, quindi movimenti veloci. Valerio, diciamo, va bene a entrambe la domanda rivolta. Iniziamo da Valeria, vai. Correlare, sì, nel senso che, ad esempio, nel tennis ci sono anche rimbalzi in realtà, però sì, sono delle prestazioni visive che hanno effetto su tutti gli sport in realtà. Alcune più su alcuni sport, altre più su altri sport ovviamente, però per esempio nel tennis la pallina viene vista 3 volte durante la battuta, quando parte, quando passa la rete e quando arriva sulla racchetta, cioè, quindi è chiaro che in quelle 3 volte io devo sapere tutto, cioè in quei 3 millisecondi che la vedo devo essere capace di valutare la velocità, la traiettoria che ha e tutto, quindi e anche in tutti gli sport al volo dove non c'è rimbalzo la stereopsi, la visione la percezione periferica sono fondamentali. Da tennista scarso, ma tennista, tenderei a dire se c'è rimbalzo è ancora peggio, Eleonora, perché non sai cosa succede se quindi. Beh, non sai cosa succede nemmeno quando una palla esce dalle mani di un'alzatrice. Sì, tu sempre visto questa battuta flop, non ho mai capito bene perché sia così difficile rispondere alla battuta flop.
che vedo mette molto in difficoltà, ma questo è un altro argomento. La seconda domanda, Eleonora? No, più che altro era un'annotazione, cioè quando Valeria ha parlato proprio all'inizio della sua presentazione di concetto di visione, ho pensato, certo, bello, affascinante, l'ha descritto molto bene, però da notare che è una cosa fondamentale che sia molto simile a quella degli altri, perché altrimenti non si fa niente, cioè a livello sportivo, quindi non so se è mai stata studiata quanto sono simili, cioè sì, un po', Maria Luisa l'ha studiato, quanto sono simili le capacità di atlete che giocano insieme? Rispondo io? È uguale. Sì, boh, prova te, vai Maria Luisa, dai. No, sì, appunto, io penso che già la categoria sia già un livello appunto di abilità visive. Adesso io ho anche dati alla mano delle atlete del mio campione che per quanto fosse appunto piccolo era omogeneo, ma all'interno del mio stesso campione c'erano atlete più giovani e più esperti, quindi magari già da quello si notano delle differenze. Poi appunto sarebbe proprio interessante riuscire ad ampliare il campione. Vedere quanto si modificano nel tempo queste capacità anche. Con l'esperienza, era sì. Sì, bello. Sì. Sentiamo Luca, che è un allenatore, se ha qualcosa da aggiungere. Sì, sì, intanto mettiamo Luca, vai avanti Valeria, vai, vai. Ho fatto per esempio uno studio sui Chicago Bulls e hanno visto che ad esempio Michael Jordan è stato nominato lo standard dei Bulls perché tutti gli altri avevano delle abilità visive buone e lui le aveva eccezionali. Vabbè, non quindi c'è differenza. Non sorprende. Luca, vai pure, fai la tua domanda. Sì, ecco, io ero incuriosito se c'erano differenze tra abilità visive per atleti maschi e abilità visive per atlete femmine. Se avevate notato, magari anche nello studio basket, che può essere più uno sport maschile, invece pallavolo anche con tantissime praticanti donne, se avevate visto, notato delle differenze. Io personalmente no. Io neanche, perché appunto il mio campione era tutto conforme. Ok. Non ho capito. Diciamo, non c'è ad oggi, non avete ad oggi fatto uno studio se c'è una differenza tra abilità maschili, abilità visive maschili e abilità visive femminili. No. No, non so se in letteratura c'è qualcosa, direi, non so, nessuno ne sa nulla, quindi fai un'altra domanda Luca, perché questa non siamo la letteratura si concentra di più su diversi sport e su chi pratica sport e chi non lo pratica, sul genere ancora Un'altra domanda era su, diciamo, lo sviluppo di queste abilità visive, cioè a quale età diventano, diciamo, stabilizzate, no? Perché voi avete fatto molti studi su atleti di altissimo livello, ma noi allenatori, lavorando anche con bambini, anche con ragazzi molto giovani, notiamo che soprattutto nella fase adolescenziale, anche preadolescenziale, ci sono difficoltà proprio nel, diciamo, utilizzo delle abilità visive. Quindi quando queste diventano stabili, diciamo, se seguono la normale crescita motoria che ha l'atleta, oppure anticipano oppure posticipano anche queste abilità visive. Diciamo Valeria, che studia anche ora qualcosa legato all'età infantile. C'è un periodo plastico del sistema visivo che è fino agli 8-9 anni più o meno. E lì c'è una maggiore plasticità sia del sistema visivo che del sistema neuronale. Però le abilità visive si possono allenare sempre. Cioè non è che dopo i 9 anni non si può fare più niente, si possono allenare a qualsiasi età e si possono ottenere miglioramenti a qualsiasi età.
è chiaro che prima si allenano e cioè, la risposta è migliore, no? Ma questo vale per tante cose, anche dal punto di vista motorio. Prima un bambino che comincia a fare basket a 5 anni apprenderà in modo diverso rispetto a un quindicenne che comincia a fare basket o a un ventenne o a un trentenne che comincia a fare basket, no? Quindi questo è sicuro. Però le abilità visive si allenano a qualsiasi età e si ottengono miglioramenti a qualsiasi età. Questo anche dopo. Bene. E metti pure sotto impressione, scusa, quello che dice Enrico dalla chat pubblica, che era la domanda di prima. Ringrazia Maria Laura, ma Maria Luisa. Lui è un ottimo giocatore di volley. Dice: parlo anche per esperienza personale, con astigmatismo basso, correggevo con esercizi specifici. E volevo chiederti, Maria Luisa, tu prendi a contatto? Sì. E le tue misure le hai fatte con gli occhi corretti di tutte le atlete se avevano un difetto? Sì, io l'ho fatta, diciamo, con la correzione abituale che le atlete portavano per svolgere l'attività. Magari alcune atlete avevano semplicemente l'occhiale che indossavano per studiare, ma per fare attività sportiva non portavano lenti a contatto. Invece chi aveva gradazioni un po' più alte di correzioni portava lenti a contatto, sì. Allora, metti un po' l'optometrista Laura Boccardo, che così sentiamo anche il suo punto di vista, a cui chiedo: Laura, secondo te ci sono lenti che possono correggere meglio per lo sport che non per la visione normale? E poi fai la tua domanda. Ma io questa domanda la vorrei prima girare a Valeria e Maria Luisa e poi eventualmente commentare, perché il mio interesse è appunto orientato alla correzione ottica, alla correzione visiva. Io di lavoro prescrivo correzione ottica, però non la prescrivo abitualmente ai professionisti. La mia platea è fatta di atleti per passione, di tutte le età e di tutti gli sport. Ero curiosa di capire in ambiente professionistico quanto il difetto di vista, la miopia o l'astigmatismo, l'ipermetropia, vengono, in particolare la miopia sinceramente, vengono percepiti come limite all'attività sportiva e qual è il rapporto degli atleti con occhiali e lenti a contatto. Quindi penso Maria Luisa prima. Ma allora... Secondo me, proprio perché parlo nella pallavolo, l'acuità visiva, parlavamo di statica e dinamica, forse quella dinamica è più importante rispetto a quella statica, quindi è giusto avere una correzione adeguata, però poi ci sono tante cose che influenzano la percezione, le abilità visive sono anche tante altre rispetto magari all'acuità visiva statica che viene misurata nei classici 10 decimi. Poi ovvio che alcune delle atlete a cui ho sottoposto questo test, questo questionario, riferivano che magari in certe palestre, in certi ambienti dove magari le luci erano più fastidiose, o in palestre molto chiuse o molto affollate dove c'era tanto caldo, magari la lente a contatto dopo poco si seccava, piuttosto che magari la lente contatto iniziava a dare fastidio dopo i 5-7, in cui magari le 2-3 ore di porto magari alcune persone non sono più abituate a tenere la lente a contatto. Quindi penso sia una cosa molto soggettiva per proprio la persona, l'atleta, però appunto l'acuità visiva statica sia una piccola parte dell'abilità visiva per un atleta. Quindi è importante che sia ben corretta nel miglior modo possibile, però poi c'è tanto altro, secondo me. Valeria, sentiamo te. Cosa sì, ne pensi? Velocemente. Sono d'accordo con Maria Luisa. Aggiungerei che la correzione che prediligono è quella con le lenti a contatto. Sì. Perché non si spostano, perché non hanno non vedono la fine della montatura, non hanno aberrazioni, non vedono il di lato dove l'occhiale non c'è, quindi sono più comode da questo punto di vista. Quello che io consiglio ai miopi, meno ai ipermetri, ma ai miopi sì, è l'ortofrattologia.
per la correzione di miopia, che poi cioè, sono quelle lenti che si mettono la notte, poi di giorno si va in giro senza lenti e ci si vede, bene, ecco. La correzione dura tutta la giornata, quindi uno sportivo ad alti livelli può pensare a quello, secondo me, come correzione migliore, perché non c'è problema di secchezza delle lenti a contatto, e non ripara dai traumi, che è un'altra questione, tanti occhiali fatti... Siamo dentro. Occhiali fatti ad hoc possono aiutare per i traumi, una pallonata sul viso con un paio di occhiali che riparano dai traumi può essere meno lesiva, ecco. Certo. Non so se hai risolto, Laura, i tuoi problemi, vedo ti stai spostando, se vuoi fare un altro commento. Sì, mi sono spostata perché c'era un rumore che probabilmente era la causa del rientro che sentivate, quindi ho chiuso, sono entrata al chiuso con la finestra chiusa. Diciamo che l'esperienza sugli amatori è molto simile allora a quella che si osserva anche nei professionisti, non è poi così diverso. Principale richiesta di chi fa sport è la libertà, più che la precisione nella visione. Quindi concordo perfettamente con Valeria, cioè la libertà di non avere né occhiali né lenti a contatto nell'occhio, quindi giustamente per esempio un mezzo di correzione tipo l'ortocheratologia, e essenzialmente, come diceva Maria Luisa, non si fissano su un decimo in più o un decimo in meno, uno 0,25 in più o meno di astigmatismo corretto, ma si fissano sulla libertà di movimento, tranne vabbè se uno fa tiro a segno, allora magari sono esigenze un pochino diverse, ecco. Diciamo, non mi pare proprio uno sport, ma qui si può aprire un bel dibattito. Certo. E direi ora mettiamo anche Alessandro, ma lascia pure anche Laura e anche gli altri esperti in video, magari ogni tanto vogliono dire qualcosa. Mettiamo Alessandro. Non c'è? Giovanna? Ecco. Fare l'optometrista di Steve Carey, perché so che Steve Carey, che è il miglior tiratore da tre della storia, c'ha il keratocono, per cui oltretutto il suo optometrista gli ha dovuto correggere il keratocono con le lenti a contatto, per cui credo che prenda, considerato quello che prende Steve Carey, il suo optometrista. Vai. E poi alle due relatrici, Valeria è già in Toscana, se Maria Luisa gli capita di venire a giocare in Toscana, noi questo studio ci interessa farlo, perché secondo me vedere la differenza tra persone normali e sportivi o nello sviluppo dei bambini sarebbe una possibilità di far capire l'importanza dello sport non da poco, cioè se riuscissimo a misurare, a far vedere che, perché la grande domanda è: le persone ad alto livello sono brave perché si sono allenate o erano brave e quindi sono arrivate ad alto livello anche nelle capacità visive? Questo è quello che chiedo invece a Maria Luisa, dato che appunto ha giocato, ha anche vinto, così faccio, ha anche vinto una Coppa CEV, cioè la seconda Coppa Europea per club, quindi se ha mai visto qualche sua compagna di squadra che aveva delle capacità visive che uno diceva, questa è veramente, ecco, speciale. No, non ho capito la domanda. Se hai mai visto una tua compagna di squadra che aveva anche capacità visive, diciamo, speciali, cioè che ti è venuto da dire, questa è speciale anche da questo punto di vista. Ma a me la cosa che colpisce sempre, che forse è un ruolo che nella pallavolo è considerato forse un pochino meno, ma è la capacità dei liberi, quindi di solito sono quelli con la maglietta diversa, di leggere, anticipare l'attacco degli altri, quindi magari riescono a capire prima cosa farà l'attaccante avversario e difendono con una semplicità, magari fanno 5 metri, quando tu sei ancora fermo, inchiodato coi piedi. Quindi secondo me quella è una delle abilità visive invidiabili. Va bene, sentiamo Federico ora. Sì, intanto volevo ringraziare tutte e due le relatrici per le presentazioni, sono state molto interessanti.
E Valeria, anche grazie per avermi spiegato la causa della mia meccanica di tiro non proprio perfetta, avendo occhio dominante sinistro e mano dominante destra, avevo diciamo quel problema un po' di aprire il gomito, diciamo, in situazioni in cui non dovevo. E la mia domanda un po' sarebbe, ho notato un po' tutti i test che si fanno per valutare le performance visive sono parecchio statici, mi sembra di vedere. Non sarebbe meglio tipo avere una rivoluzione da un certo punto di vista dei test con delle nuove misure che prevedano che anche il soggetto si muova all'interno di uno spazio, visto che comunque pensando al basket soprattutto, se vado in contropiede, i miei compagni mi arrivano dai lati, la mia visione periferica, allora a quel punto conta sia il loro movimento che il mio movimento. E quindi io penserei che i test dovrebbero essere un po' adattati alla situazione dello sport. Sentiamo la risposta di Valeria e poi Maria Luisa. Sì, sicuramente. Sicuramente per quanto riguarda le prestazioni sportive sarebbe importante. Ad oggi non ci sono, nel senso che non sono stati standardizzati dei test svolti in movimento. Ci sono però dei software che possono allenare durante il movimento, con pedane, stabilometriche oppure in campo aperto, però si sta davanti uno schermo ovviamente. Ad esempio non hanno ancora fatto degli schermi curvi, per cui tu possa percepire la tua periferica di lato mentre ti muovi, ad esempio. E questi software sono utili perché comunque possono misurare le varie abilità visive facendoti muovere e hanno delle scale che tu puoi riproporre, sono riproducibili, eccetera. Però dal punto di vista della standardizzazione non sono standardizzati, cioè non hanno dei riferimenti, ecco. Ancora, almeno. Maria Luisa, vuoi aggiungere qualcosa a questo proposito? Sì, sono d'accordo, sarebbe interessante. Sarebbe secondo me già un'ottima partenza se le squadre, le società, indipendentemente dalla categoria e livello, iniziassero a far fare allenamento visivo ai loro atleti, magari come dicevamo nelle scuole sarebbe interessante se i ragazzi iniziassero a dare importanza all'allenamento visivo, come appunto nei vari e differenti sport le società magari investissero nel visual training piuttosto che negli allenamenti visivi. Ci sono tante figure, preparatori atletici, mental coach, sarebbe interessante sensibilizzare anche su questo aspetto. Bene, ora sentiamo Stefano, un paio di domande anche lui. Sì, ciao, complimenti alle relatrici. Sì, le mie sono proprio curiosità. Una è se in letteratura o nei vostri studi si è vista una differenza nelle prestazioni visive, insomma, nelle capacità visive, fra coloro che vedono bene, fra virgolette, senza ausilio, e quelli invece che hanno un ausilio, cioè se quelli corretti sono ugualmente, diciamo, performanti, fra virgolette, di quelli non corretti. Il vostro campione è tutto di persone giovani, quindi non ci sono problemi al riguardo, diciamo. E l'altra... Aspetta, sì, Stefano, una alla volta, facciamo rispondere e poi parliamo. Ok. Valeria, vai te. Uno studio che ho trovato non riscontrava grosse differenze tra chi aveva difetti visivi e chi aveva correzioni, però non erano difetti visivi molto importanti. Quindi, però ne ho trovato uno solo, quindi non è... Sei un po' lontana dal microfono, Valeria, ti sentiamo bassa. Ah, non so come mai. Sentite adesso? Sì, un po' meglio. Sì. Avete sentito la risposta? Sì, che diciamo non hai trovato studi, qualcosa del genere, detto, no? Diciamo te, a Maria Luisa, hai qualcosa da aggiungere? Io posso aggiungere che appunto nel mio campione c'era un misto, sia persone con correzione, sia che non avessero. Potrei
fare una divisione del mio campione per vedere se trovo qualche risultato interessante, però appunto le abilità visive sono talmente varie e ampie che non saprei, magari non è detto che ci siano differenze. No, magari potrebbe essere una buona pubblicità per gli ottometristi, dire una volta corrette, per tutte le altre capacità avete recuperato anche tutte le altre capacità o muovete nello stesso modo con le altre capacità. Ecco, sarebbe, sarebbe un doping legale, Stefano, si migliora le capacità sportive. Addirittura le migliora ancora più, pensavo che non le peggiorasse, ecco, perché come sappiamo le correzioni non è che correggono tutto, neanche a livello... puramente di acuità visiva, mi immaginavo potesse esserci forse qualche problema nelle altre. E, l'altra domanda, ecco, negli sport di velocità, mi viene in mente uno sciatore oppure tennista, massimo si può definire uno sport di velocità il tennis, non lo so. Dipende dalla velocità della pallina. Il mio livello forse no, ma quello di Federer magari sì. Oppure un pilota di moto e di auto, ecco, quali sono le caratteristiche che vengono più sollecitate nelle vostre, in quello che avete visto, in letteratura o nella vostra esperienza? Ora in realtà voi avete presentato altri sport, però insomma effettivamente anche, forse anche la pallacanestro può essere di tutto. Sentiamo Valeria che un po' li ha ascoltati tutti. Ma nel tennis è in realtà tutti. Cioè, nel tennis se si guarda la tabella sono tutte, hanno tutte 5 punti, tutte le abilità visive. L'ho notato. 4, la abilità visiva, ma comunque a 4, quindi è comunque un bel punteggio. La stessa cosa nello sci, che ha abilità visive e punteggi elevati su tutto, tranne che nell'accomodazione. Si capisce anche abbastanza perché, diciamo. Quindi nel basket la visione periferica e la coordinazione occhio-mano sono quelle più da allenare di più, cioè quelle più importanti. Che aumentano di più le performance. Ecco. Sì, volevi aggiungere Stefano? Sì, no, era proprio sulla velocità, perché io non sono un tennista, però quando vedo battere a 200 km all'ora, mi immagino, non so il tempo che quello ha per poter vedere la pallina e qual è la sua velocità. Analogamente quando abbiamo fatto una battuta molto veloce, penso, non so, a Zaziev che batte al salto. Come fanno a riuscire a vedere la palla in maniera decente da potersi anche muovere? Ecco, quella per me è sempre rimasta una cosa misteriosa. Ecco. Cioè, sentiamo Maria Luisa. Una telecamera che fa, non so, 200 frame al secondo per vederla seguire per bene, invece l'occhio, non so, non si può fare un'equivalenza, ma penso che più di 20 frame al secondo non faccia, forse anche meno. Sì. Diciamo che ci si allena, è sempre tutto graduale, insomma, appunto anche in base alla categoria che si fa. Io dopo che mi sono laureata poi ho cambiato categoria, sono andata a giocare in A1 e il salto, il cambio l'ho sentito, però piano piano si impara, si prendono le misure e ci si protegge. Abbiamo Luca che è allenatore anche, cosa ne pensa del proposito della velocità? Ma sì, sostanzialmente è come dice Maria Luisa, bisogna provare, riprovare, allenarsi soprattutto negli sport maschili, nel pallavolo maschile, ma diventa preponderante, no? Forza, velocità diventa l'aspetto principale, quindi sì. Tornando all'allenamento, vedo che Federico aveva scritto qualcosa riguardo, vuoi dirlo Federico, cosa stavi dicendo? Sì, no, per discutevamo del fatto dei nuovi mezzi e Valeria aveva menzionato uno schermo che andasse a 180 gradi, diciamo, però se non includiamo il movimento, allora a quel punto potrebbe essere utile, come aveva suggerito anche il professor Farini,
la virtual reality e la augmented reality, quindi avere un visore, un set in cui gli stimoli sono ovviamente digitali, però si può comunque vedere le reazioni dell'occhio sempre con combinandolo con eye tracking, e lo stesso eye tracking può essere usato in condizioni un po' più libere in un ambiente come può essere una palestra, e allora a quel punto si può anche capire come il soggetto reagisce agli stimoli dinamici e si può capire come può gestire magari un playmaker un contropiede, per dire. Vai di Alessandro. No, è solo perché su quel discorso della velocità del servizio mi incuriosiva, perché una volta sentii una conferenza in cui facevano vedere nel calcio, nella pallavolo, come atleti professionisti in realtà riescono a prevedere dove andrà la palla, tipo i portieri, prima anche che la palla parta dal braccio dell'avversario, perché da come si dispone, da come loro già riescono a intuire. D'altronde ho visto che Leon batte a 138 km all'ora, 18 metri li fa in un tempo tale che se uno dovesse decidere in base a quello... E invece c'è proprio la capacità, come dicevano giustamente le relatrici, fatta dall'allenamento, che ti fa capire addirittura da segnali che per noi non dicono nulla dove quello lì batterà. Beh sì, nel tennis c'è l'altra cosa, che questo è chi riceve, ma chi batte deve saper nascondere, forse anche in pallavolo, cioè devi evitare che nell'impugnatura della tua racchetta faccia capire se stai battendo in chicco o stai battendo piatto, insomma. Non so, forse anche in pallavolo è così. Sì, ovvio che è tutto di guadagnato, finché se si riesce a mascherare il colpo o se si decide all'ultimo in base a quello che si vede, a quello che si ha di fronte, è più vantaggioso per l'attaccante, svantaggioso per chi difende, come per la battuta. Bene, tornando all'optometria, una domanda per tutti: ma non possiamo inventare un tipo di lenti che migliora le acuità visive non statiche, quindi siamo più performanti nello sport? Forse si farebbe qualche soldo, no? Massimo, le lenti sono mezzi ottici e agiscono sull'ottica. Per esempio, mi avete insegnato che si può cambiare la visione periferica, no? Per correggere la miopia c'era queste lenti che fanno una visione periferica diversa rispetto a quella centrale. Ma tu agisci comunque sulla retina, e poi dalla retina arriviamo al cervello, quindi qui invece stiamo lavorando sull'elaboratore centrale, quindi sul computer che c'è qua giù, qua dietro, non stiamo lavorando veramente sulla retina. Quindi direi no, che lo scopo della correzione ottica è quella di risolvere il problema ottico. Poi tutto quello che viene dopo va svolto a livello neurologico, sensoriale, e in questo quindi vale l'allenamento. Allenamento. Però mi tagli le ali così, io volevo subito lanciare un prodotto... Ma l'optometria non è prodotto, l'optometria è servizio e l'allenamento fa parte del servizio. Ho capito. Va bene, direi di far chiudere il discorso a Valeria. Vuoi tirare un po' le somme, Valeria, di quello che abbiamo detto? Sì, dunque, la cosa che mi preme dire è che queste capacità visive, come ho detto prima, sono allenabili, quindi tutti possono trarne vantaggio, sia dai piccoli gruppi di atleti dilettanti, che possono magari i ragazzi avere vantaggio a scuola e vantaggio nello sport, sia dai quelli che hanno alte performance, che non si sa se hanno alte performance, come diceva il professor Farini, se perché hanno buone capacità visive o se hanno buone capacità visive perché le hanno allenate attraverso lo sport. Questo non si sa, probabilmente entrambe. Io sono dell'idea che siano due cose che vanno un po' di pari passo. E, si può fare di più, nel senso che si possono studiare nuovi metodi di allenamento, nuovi metodi di misura, tenendo conto anche della dinamicità degli sport. E si può fare di più anche a livello delle società sportive, nel senso ampliare la platea di chi vuole usufruire di questi allenamenti. Che già lo fanno oltreoceano, ma da noi ancora stenta un po'
a prendere piede, ecco. Invece sarebbe interessante se prendesse un po' più di... Cioè, Alessandro ci vuole raccontare che lui ha provato a fare soldi e non c'è riuscito? No, non volevo raccontarlo, però dicevo, a me arrivò la richiesta di un importantissimo sciatore, anzi dell'azienda con l'importantissimo sciatore, che essendo daltonico in certe circostanze non vedeva le bandierine rosse e blu. Sicché ci dissero, ci fate una lente per fargli distinguere le lenti rosse e blu? Noi provammo, ma lui poi non venne a fare gli esperimenti perché era troppo impegnato, non dette fiducia alla visione. E quindi quando cadde alle Olimpiadi di Torino, io e chi collaborava si disse, beh, gli sta, che non era venuto a fare le misure. Maria Luisa, l'ultima parola a te. No, intanto vi ringrazio tutti per averci seguito, per le vostre domande e come diceva Valeria, spero che magari anche solo questo piccolo seminario possa essere da spunto per tante persone, sia professionisti della visione che per chi magari segue lo sport in qualche maniera. Va bene, va bene. E per tutti gli studenti in ottometria sono aperte da Alessandro Farini tesi su visione nello sport. Certamente. La Fiorentina già ci abbiamo in contatto. Bene. La Fiorentina c'è molto a lavorare, Alessandro. Sì, credo che le abilità visive siano il meno, Stefano. Grazie Valeria, grazie Maria Luisa. Alla prossima a tutti. Arrivederci.